Ciao, risolveremo questo problema. Ho a disposizione tutti i numeri interi da 1 a 2013. In quanti modi diversi posso scegliere una coppia di numeri in modo che la loro somma sia un numero pari? Perché la somma di due numeri sia pari, occorre che entrambi i numeri, ovviamente interi, entrambi i numeri siano pari o entrambi dispari. Quindi il problema equivale a quante coppie di numeri pari possiamo prendere, oppure quante coppie di numeri dispari. E sommeremo i due valori. Siccome ci propongono un problema fino al 2013 e vogliono farci sbagliare, noi per non sbagliare risolveremo il problema fino a dei valori più piccoli, per esempio fino a 3, fino a 5, fino a 7, e vedremo cosa succede. Allora ci facciamo come sempre una tabella, metteremo dei titoli a questa tabella. Allora prenderemo i valori fino a 3, poi fino a 5, fino a 7, fino a 9, e vediamo quante coppie di numeri pari possiamo prendere e quante coppie di numeri dispari possiamo prendere, e poi faremo il totale. Allora vediamo un po'. Fino a 3, il problema è questo qui: abbiamo 1, 2, 3, quante coppie possiamo fare in modo che la somma sia pari? Ovviamente possiamo prendere solo l'1 e il 3, quindi un'unica coppia dispari e neanche una coppia di numeri pari. Totale 1. Andiamo avanti, adesso abbiamo a disposizione anche il 4 e il 5, quindi con questi 5 numeri, coppie pari, possiamo fare solo il 2 e il 4. Solo il 2 e il 4, quindi una coppia di numeri pari, e di coppie dispari, avendo a disposizione l'1, il 3 e il 5, possiamo o saltare l'1, o saltare il 3, o saltare il 5, quindi possiamo farne 3. Totale è 4. Adesso abbiamo anche il 7, aggiungiamo il 7 qui. Questi sono i nostri numeri e vediamo quante coppie di numeri pari, avendo 2, 4 e 6, si può escludere o il 2 o il 4 o il 6, quindi si possono fare 3 coppie. Facciamo lo stesso ragionamento, le stesse parole che abbiamo usato qui, quindi 3 coppie di numeri pari. E di coppie di numeri dispari, vediamo un po'. L'1 può essere abbinato con il 3, il 5 e il 7, quindi 3 abbinamenti. Il 3 può essere abbinato col 5 e col 7, quindi due abbinamenti. Il 5 può essere abbinato col 7. Ovviamente anche il 7 con l'1, ma questo l'avevo già conteggiato. 1 più 2 più 3 fa 6. E scriviamo il 6. Allora 3 più 6 fa 9. Vediamo ancora un caso. Adesso ci sono anche le cifre 8 e 9, e non queste altre. Allora vediamo. Numeri pari ce ne sono 4. Beh, è la stessa cosa che ci era capitata prima, che avevamo 3 dispari. Possiamo fare 6 coppie. Quindi abbiamo già capito che questa tabella si ricopiano i valori di qua sfasati di una posizione. Vediamo dispari. Quante coppie dispari possiamo fare? Beh, l'1 può fare coppie col 3, col 5, col 7, col 3, col 5, col 7, col 9. Quindi 4 coppie. Poi il 3 può fare 3 coppie col 5, col 7, col 9. Il 5 può farne 2. E 7 può farne una col 9, quindi 1 più 2 più 3 più 4. Beh, 1 più 2 più 3 più 4 fa 10. Comunque, 1 più 2 più 3 più 4, basta prendere l'ultimo numero, 4, lo si moltiplica per il successivo, questo l'abbiamo già visto, 4 per 5 è 20, e facciamo metà, 10. Quindi in ogni caso ci viene 10. Adesso 16 più, 6 più 10 fa 16. Guardiamo il totale, che è quello che ci interessa. 1, 4, 9, 16. Beh, questi numeri li abbiamo in memoria perché sono i quadrati perfetti. Sono i numeri che già in seconda elementare abbiamo visto sulla tavola pitagorica, sono allineati lungo una diagonale, quindi sono numeri belli caratteristici. E immaginiamo, beh, con quattro valori, penso che anche gli insegnanti delle superiori dicono che siamo quasi, ecco, quasi sicuri di aver capito qual è la successione. Questa successione proseguirà con il 25, 36 con i quadrati perfetti. Quindi 11 numeri possono dar luogo a 25 coppie e 13 numeri a 36 coppie. Adesso dobbiamo capire quando ci sarà in fondo alla tabella, lo scriviamo qui sopra, 2013, quante saranno le coppie. Allora vediamo un po'. Per esempio, da 9 viene fuori 16, che è 4 al quadrato, che è il quadrato di 4. Questo è 3 al quadrato. Cioè questi numeri di cui faccio il quadrato per avere la soluzione sono, allora, 4 cose di 9 e 1 meno della metà. Quindi devo fare la metà di 7 meno 1 e la metà di 6 è 3, la metà di 9 meno 1 è 4. Quindi bisogna fare la metà di 1 di meno di questo numero,
elevato al quadrato. Quindi uno di meno di questo fa 2012, la metà è facile, è 1006, e qua devo fare 1006 al quadrato. Ci sono dei trucchetti che i liceali possono tirare fuori col quadrato di un binomio, altrimenti si fanno i calcoli 1.012.036. Così si risolve il problema. Vediamo se si può risolvere in un'altra maniera. Vediamo un po', cancello questa tabella e ripensiamo al testo. Devo trovare tutte le coppie di numeri pari oppure coppie di numeri dispari, entrambi pari oppure entrambi dispari. Vuol dire, da tutte le coppie che ci sono, levo via le coppie di numeri uno pari e uno dispari. Allora vediamo un po' quante coppie ci sono tra 2013 numeri, quante coppie posso fare. Questo problema l'ho già affrontato qui, perché fare la coppia vuol dire prendere la coppia 1-2, la coppia 1-3, la coppia 1-4, poi 2-3, 2-4. Questo problema è lo stesso che quante strette di mano si possono dare 2013 persone, perché prendere una coppia vuol dire far dar loro la mano. E l'avevamo risolto così: 20 persone possono darsi 19 per 20 diviso 2 strette di mano. 19 per 20 diviso 2, e questo fa 190. Eccoci qua. E allora 2013 persone possono darsi quante strette di mano? 2012 per 2013 diviso 2. Perfetto. E queste sono tutte le strette di mano, cioè tutte le coppie possibili con 2013 elementi. Adesso dobbiamo togliere quelle che coinvolgono un numero pari e un numero dispari, perché quelle non danno come somma un numero pari. Allora, per fare le coppie tra quante giacche ho io? 5. E quante camicie? 8. Quanti abbinamenti potrei fare? 5 per 8. Qua è la stessa cosa, le due cose sono indipendenti, i numeri pari dai numeri dispari. I numeri pari sono 1006 e i numeri dispari sono 1007. Per sapere quante coppie ci sono, basta fare il prodotto. Allora, queste sono tutte le coppie possibili. Queste sono le coppie che non vanno bene e vediamo di fare i calcoli per trovare le coppie che vanno bene con differenza. Allora, 2012 diviso 2 per 2013 fa 2012 diviso 2 fa 1006. Quindi dobbiamo fare 1006 per 2013 meno 1006 per 1007. Adesso se ci pensiamo un po', prendere 1006 volte 2013 e dopo tirare via 1006 volte 1007 è come fare 1006 volte 2013 per 1007, cioè 1006. Prendere una volta 2013 e togliere una volta 1007 fa 2013 meno 1007. Fare due volte 2013 meno due volte 1007 fa due volte la loro differenza, e così fa anche se prendiamo 1006 volte questo numero e questo numero così o meno. Quindi abbiamo da fare 1006 volte 1006, 1006 per 1006, lo stesso calcolo che c'era venuto prima, che se ricordo bene fa 1.012.036. Ecco che abbiamo verificato in due maniere diverse, utilizzando precedenti teoremi che abbiamo dimostrato alla grande, e abbiamo dimostrato in due maniere diverse questo risultato, l'abbiamo trovato in due maniere diverse, quindi sarà senz'altro esatto, possiamo consegnare e vincere la nostra gara. Ciao a tutti, buon divertimento!